nella maggioranza che si riducono. Questo è dunque il quadro politico. Sul fronte economico il peso del fisco è insostenibile, si rischia una crisi sociale. È l'allarme lanciato da Confcommercio, mentre da CGIL e CGA di Mestre arrivano nuovi dati negativi su cassa integrazione e tredicesime. Anna Scafuri. La crisi continua a mordere, soprattutto sul lavoro. Secondo la CGIL ci sono già 500.000 lavoratori in cassa integrazione per un mancato guadagno di 3 miliardi e 300 milioni di euro, ovvero quasi 6.600 euro in meno a testa. In questa situazione non resta che continuare a tirare la cinghia anche sugli alimentari e infatti la spesa in cibo, dice Unioncamere, si è ridotta di 2 miliardi di euro, tornando ai livelli degli anni 60. Anche le tredicesime in arrivo a Natale, avverte la CGA di Mestre, saranno a dir poco avare e inchiodate ai livelli dello scorso anno. Un operaio prenderà in media 1 euro in più, un impiegato 2 euro, un dirigente nulla. In questo quadro arriva l'allarme della Confcommercio. La legge di stabilità aumenta la spesa pubblica e non taglia le tasse, avverte il presidente Sangalli. Si rischia una crisi sociale. Pronta la replica del viceministro dell'economia Fassina. Sono in arrivo emendamenti per la crescita e il credito alle imprese, dice. La linea rigorista dell'Europa non va. L'austerità di Bruxelles per noi è mortale, afferma Susanna Camusso, CGIL. Servirebbe più autorevolezza in Europa. Non potremo che continuare la nostra mobilitazione per chiedere modifiche alla legge di stabilità.